fa piacere essere qua. Quando mi hanno chiesto di venire qua, di parlare dello sport, lo faccio sempre volentieri, anche perché la mia vita ha sempre girato intorno a tutti i tipi di sport. Fortunatamente mio babbo mi ha attaccato la passione subito delle moto, ma soprattutto ho sempre fatto un po' tutti gli sport da quando avevo 6 anni. Facevo, da quando ho avuto 6 anni a 14, facevo calcio, mini moto, mini cross, e sempre cercavo di cambiare perché lo sport mi faceva star bene e mi fa star bene ancora di più adesso che comincio ad avere una certa età. È logico che ho avuto fortuna e con tanta dedizione sono riuscito a ottenere dei buoni risultati a livello mondiale, ma svegliarmi la mattina e andare a fare sport, mentalmente essere aperto a volere fare sport, preparazione atletica per le moto, ma comunque anche solo, secondo me l'obiettivo, l'importante è avere degli obiettivi sportivi, aver voglia di fare sport ti fa star meglio, tanto fisicamente, ma quello che ho notato ancora di più mentalmente, da giovane, ma mano a mano che si cresce, fa tanta differenza a livello mentale. Quindi se posso dare un consiglio personale, fare sport, avere voglia di fare sport e dedizione allo sport, al movimento, ha tantissimi vantaggi. E non esiste, credo che non esista una preparazione giusta, nel senso che credo che se prendiamo tutti i piloti del mondo mondiale ci sono tantissimi tipi di preparazione, tanti piloti fanno preparazioni diverse, c'è anche chi si prepara poco, perché è un'azione particolare l'azione che hai in moto. Io ne faccio tanta, ma perché, come ho detto, mi piace molto lo sport e l'ho sempre fatto. Sicuramente, indipendentemente dallo sport che fai, puoi migliorare la tua prestazione, quindi questo serve sempre e secondo me è giusto farlo a livello di prestazione, ma poi quando fai una preparazione ti può aiutare tanto anche a livello di elasticità o di cadute, di recupero. Ci sono tanti aspetti, conseguenze positive. È sportiva per il numero dei suoi impianti, è sportiva per il numero, le numerosissime associazioni che lavorano nel campo sia professionistico che dilettantistico, per le associazioni come questa, come il Panatron, che ha organizzato questa giornata che è tematizzata in particolare su uno dei punti cardini, no? Dello sport, che lo sport è soprattutto anche salute, prevenzione, ed è questo, come dire, le cose che ci devono portare a riflettere. Io considero anche questa giornata, Presidente, e ringrazio per l'invito, siamo orgogliosi ovviamente di poter sfruttare questo momento, la considero, come dire, il primo momento che porterà anche ai cantieri dello sport, che sarà una riflessione più generale sul nostro mondo sportivo, in particolare forlivese, ma che rifletta proprio su tanti aspetti dello sport oggi. Questo è uno di questi, ma ce ne sono moltissimi altri, lo faremo insieme. Perché è importante lo sport? Per la salute, però anche per la formazione, perché Andrea prima diceva una cosa giustissima su cui anch'io insisto molto, anch'io prima di venire qua sono andata a nuotare, ho fatto i miei 2 chilometri di nuoto quotidiano. Andrea diceva una cosa importante: al di là dell'attività agonistica, professionistica, quello che vorrete fare nella vita, la cosa importante è essere e rimanere sportivi. Dico da componente della 7ª commissione della Camera dei Deputati, alla quale ho il piacere e l'onore di appartenere, finalmente nell'agenda dei lavori governativi la parola sport ha assunto un ruolo determinante. Questo governo finalmente si occupa dello sport come è giusto che sia, per quello che vale, per quelli che sono i risvolti positivi che la pratica sportiva, la sua promozione sono in grado di mettere in campo in termini di beneficio. E lo fa anche attraverso un importante accordo che è stato fatto fra il MIUR, che è il Ministero dell'Università e della Ricerca, e il CONI, andando a recuperare quelle famose 2 ore di educazione fisica che sono da sempre sancite nei programmi didattici delle scuole,
ma che avevano perso quel valore, quel significato che di fatto avevano. Quindi una pratica sportiva che viene recuperata, un'attenzione maggiore verso i giovani per cercare di avviarli alla pratica dello sport. Vedete, concludo, sarebbe veramente un peccato non occuparsi di questa materia quando ci sono dei dati incredibili che dicono che soltanto nello sport organizzato, mi riferisco quindi alle federazioni, mi riferisco agli enti di promozione, che ringrazio soprattutto per la sensibilità che hanno avuto oggi appoggiando e patrocinando questo convegno, dicevo, soltanto in quegli enti, in quelle federazioni ci sono 7 milioni di praticanti, sono tanti,